Immagini che giungono dalla Diving Arena di Resovia. Siamo nella fase di presentazione delle protagoniste. Per un attimo avete intravisto Maya Biginelli e Elettra Neroni, che saranno protagoniste di questa finale femminile dalla piattaforma Sincro. Buongiorno da Lorenzo Leonarduzzi e buongiorno anche a Massimiliano Mazzucchi, che riesce ancora a parlare nonostante il colpo di sole che hai preso, perché mentre io studiavo la preparazione di questa telecronaca tu ti allenavi qui a Roma con la piattaforma I Tuffi. Tanto per non dire cosa fai quando non sei qui impegnato con me. Bene, bisogna buongiorno. Essere sempre attenti a tutto. Assolutamente, ripassavi tutti i vari esercizio e tutti i vari movimenti dei tuffi, perché forse te lo sei dimenticato. Io invece dovevo impararli per essere più preciso. Ci siamo ancora questa giornata, domani poi si concluderà, perché per l'Italia stanno andando benissimo questi European Games. 8 medaglie, 2 d'oro, 2 d'argento, 4 di bronzo. Abbiamo fatto un numero X di finali, X meno 1 il numero delle medaglie conquistate dall'Italia, cioè in tutte le finali c'eravamo, soltanto in una, attualmente maschile, non abbiamo preso medaglie. Quindi il bilancio che faremo poi domani e che stiamo facendo in questi giorni è sempre molto positivo. Quest'oggi, con la gara che stiamo per commentare, questo sincro dalla piattaforma femminile sarà un po' più impegnativa, mentre gli altri giorni qualche speranza o qualche certezza potevamo averla. Oggi per Maya Biginelli e Elettra Neroni ci sarà da impegnarsi veramente tanto, perché il livello delle avversarie, non che loro non si impegnino mai, anzi assolutamente, ma per cercare di raggiungere un risultato da podio sarà impegnativa, a cominciare dalle sorelle Wassen per quanto riguarda la Germania, Bond e John, le due inglesi, Bailo ed Eisman, anche le ucraine, Gilles Halifax, anche la Francia ha qualche possibilità di essere tra le protagoniste. Quindi, caro Massimiliano, una gara anche quest'oggi da vivere quasi tutta d'un fiato, che saranno 5 le rotazioni. Si partirà con le 2 rotazioni di tuffi obbligatori, coefficiente per tutti pari a 2 indipendentemente dalla difficoltà del tuffo, perché chi ci ha seguito nei giorni scorsi può aver scoperto, se non è esperto o appassionato di tuffi, che uno può fare un tuffo anche da 3.2 o da 1.5, ma lo mette negli obbligatori, è sempre 2.0 il coefficiente. E si parte subito con la Spagna, Valeria Antolino Pacheco, Ana Carvajal San Miguel. Sì, la cosa positiva di Maya e Elettra, che sono due atlete che da sempre, da moltissimo tempo, fanno questa specialità, quindi rispetto a tante altre coppie si conoscono, hanno più esperienza e speriamo che la portino in questa finale. Hanno 2 mesi di differenza, entrambe del 2003, 9 giugno per Maya Biginelli, 17 aprile per Elettra Neroni. Tanto questo è il primo 1,5 indietro con 1,5 avvitamento per la coppia spagnola. Maya Biginelli l'avevamo già vista nella gara individuale nella piattaforma 10 metri con una decima posizione finale, nella gara che invece aveva regalato all'Italia la medaglia. Sì, la terza posizione con Sara. Qui il sincro non era perfetto, abbiamo visto, anzi addirittura degli 8, quindi a volte capita che in alcune gare i giudici siano un pochino più di manica larga, speriamo lo siano con tutte quante. Qui siamo già con le due sorelle Wassene, che siamo già, seppur ancora negli obbligatori, in una coppia da seguire con attenzione, perché sono tra le candidate principali a salire sul podio.
Sì, anche loro hanno tante gare alle spalle, tanta esperienza e sono anche molto simili come atlete e usano la stessa tecnica, bene la carpiatura, guardate l'apertura insieme. Un pochino di differenza per quanto riguarda come portano le braccia lungo il corpo, però un ottimo obbligatorio, dovrebbero prendere un po' di punti in più rispetto alla Spagna. Spagna che ricordiamo 46-20. Il nostro mantra è Niez non, per alimentare i criceti che muovono il sistema del punteggio, che è già bloccato ancora prima di cominciare, ma sappiamo che i primi 4-5 tuffi il sistema non funziona mai, lo abbiamo scoperto mai in questi giorni. Tanto 48 punti per le sorelle Vassen e ora la Romania con Ioana Andrea Carcu e Nazanin Adeline Elai, per loro un capofitto indietro. Che spieghiamo, il capofitto è il tuffo dove non c'è la rotazione praticamente. Sì, non si raggiunge il salto mortale, c'è una mezza rotazione. In questo caso l'atleta spinge verso l'alto, tocca le punte perché è in posizione carpiata e poi dovrebbe cadere perpendicolare. Qui il tuffo è semplice, ma non c'è proprio controllo da parte, soprattutto guardate l'atleta a destra. Avrebbe dovuto guardare l'acqua, invece praticamente si richiude su se stessa, gambe totalmente abbondante. E solleva una quantità sì. d'acqua enorme, che dimostra subito che il tuffo è infatti 30... Ma addirittura 33. Un 7 nel sincro, secondo me c'è qualcosa un pochino da rivedere, non per togliere nulla a questa coppia, ma in generale dovrebbero essere un po' più conformi i voti. E andiamo a seguire il primo obbligatorio, questo capofitto indietro da parte di Maya Biginelli e Elettra Neroni. Eccola qui Maya con il suo tecnico. Inizia sicuramente meglio, abbiamo visto bene la spinta, anche il caricamento. Forse solo nella parte finale mi è sembrato Maya leggermente abbondante, l'atleta a sinistra, e Elettra Neroni leggermente scarsa. Quindi una piccola imperfezione nella parte finale, però distanza ottima e peccato solo appunto per questa sporcatura finale. Ecco qui Chiara Pellacani impegnata a tifare per le compagne di squadra, e allora aspettiamo il risultato per capire la giuria. 41-40. Sì, ho detto visto. Perché le due tedesche al di là di tutto sono già a 48 e se proviamo a fare la corsa sulle favorite si perdono anche negli obbligatori punti importanti. Maisonetta Bond, Juliette Mary Catherine John, le due anglosassone, anche per loro un capofitto indietro. Allora, devo dire che nella parte finale assomigliava molto al nostro tuffo, lo stesso tuffo capofitto indietro carpiato. Nella parte iniziale invece sono state più brave, più precise, guardate la spinta era insieme, una leggera differenza nell'apertura, però anche quello che rimane impresso al giudice è sicuramente qualcosina in più. E vediamo che anche in questo caso una delle due atlete, la John, è un po' più abbondante, esatto. Mentre la Bond in primo piano in queste inquadrature era un po' più scarsa. Infatti 40.20. Per alcuni tuffi vediamo delle valutazioni che ci sorprendono un po' verso l'alto, per altri invece ci sorprendono un po' verso il basso. Speriamo che questo disequilibrio non ci vada a penalizzare troppo. Siamo con l'Ucraina che Kenya Bailo e Sofia Esman. Sofia Esman sulla destra, giovanissima, pensate, 2008, ma ancora meglio aveva fatto l'inglese Juliette John 2009, giovanissimo veramente. Devo dire che sono state brave, soprattutto la Esman qui fa un'entrata pazzesca, non alza un filo d'acqua a differenza della sua compagna. Benissimo qui la carpiatura, bene la parte di apertura. Aprono in una maniera un po' particolare, muovono prima le braccia e poi cercano con lo sguardo l'entrata in acqua. E arriva un 42-60.
Prova il momento delle francesi. Jade Jacqueline Gillet, Emily Isabelle Halifax. Eccola, Halifax. Pevlova un capofitto avanti. Sì, un tuffo, diciamo, apparentemente più semplice, però ricordiamo, i tuffi semplici devono essere fatti in maniera perfetta, perché sono pochi movimenti e sono quelli dove cade l'occhio del giudice. Qui si vede un po' di differenza sia nella fase di distensione, un atleta stende prima dell'altro e poi da quest'altra inquadratura la anche lo spazio. Lo esattamente. Spazio. C'è luce tra i due corpi nella discesa verticale. Anche se con il tifono cercano un po' di recuperare questo gap, ma credo che, vediamo, però 45-60 paga. Sì, perché ha eseguito molto bene Gillet il capofitto avanti, prendendo un 8,5 e un 9 individualmente. Allora, con il capofitto rovesciato delle due greche, Chalamau e Cavacosta, si concluderà la prima rotazione. Con l'Italia che in questo momento è in quinta posizione. Germania, Spagna, Francia, Ucraina, Italia, Gran Bretagna, Romania, e aspettiamo dove si va a posizionare la Grecia. Il tuffo di per sé è anche buono, nel senso che individualmente sono riusciti a portarlo verticale, c'era una buona entrata, però non c'è sincronismo, ogni atleta spinge. Allora, avete visto lo sguardo da parte di un atleta nei confronti dell'altra, perché spesso, anche se si conta, anche se si va a tempo, con lo sguardo si cercano i movimenti, si vede quando si alzano le braccia, se il caricamento è andato a buon fine insieme, quindi si cerca di recuperare, soprattutto quando magari l'allenamento non è stato tanto. Allora, aspettiamo il risultato, che 41-40, esattamente come l'Italia, quindi Grecia che si posiziona in quinta posizione alla pari dell'Italia, e allora abbiamo la Germania in prima posizione, Spagna in seconda, poi la Francia in terza posizione, quarta l'Ucraina e quinta, abbiamo detto, l'Italia pari alla Grecia. E poi a seguire la Gran Bretagna e la Romania. Iniziamo la seconda rotazione, sempre tuffi obbligatori, e a questo punto ripartiamo dalle due spagnole con capofitto rovesciato. Questo era un bellissimo tuffo, era un capofitto rovesciato eseguito molto molto bene. Guardate qui, entrambe carpiano bene anche la parte di apertura, braccia tese verso fuori, e c'è la stessa distanza, quindi la Spagna potrebbe già guadagnare qualche bel punticino. Già il primo obbligatorio era ottimo e con questo andranno avanti. Allora, aspettiamo, anche perché sul nostro sistema non funziona ancora. 47-40. E ora quella coppia che ha chiuso al comando con 48 punti la prima rotazione, ovvero la Germania. È loro più precise, più brave, con più esperienza sicuramente di tutte le coppie. Abbiamo visto stessa partenza, guardate, toccano le punte, distensione, controllo, sempre una piccolissima differenza nel portare le braccia verticali, però guardate, si vede una figura unica, leggermente scarsa una delle due atlete. Elena, quella di destra, che apre non allo stesso momento le braccia rispetto alla sorella, però direi un'alta. E infatti 50-40 vuol dire chiudere gli obbligatori con 98-40. È un ottimo risultato. Capofitto rovesciato anche per le due rumene. Rumene che avevano sbagliato di fatto il tuffo precedente con quel 33 nel
capofitto indietro. Qui si sono riprese un pochettino, abbiamo visto che il sincronismo c'era, la parte di carpiatura era molto simile e sono state un pochino sporche per quanto riguarda l'entrata in acqua, perché non c'è stata l'entrata pulita. Andiamo a vedere qui una piccola differenza per quanto riguarda le parabole, però ecco, sono gli schizzi sicuramente che danno più fastidio ai giudici. E per la Romania arrivano 39 punti. E adesso andiamo a seguire questo capofitto rovesciato delle nostre biginelli Neroni. Bene, non perfetto nella parte finale, purtroppo scoda un pochino, quindi va leggermente abbondante. Maglia su questo tuffo, era buona la partenza perché vedete sono quasi uguali come parabola, veramente pochi centimetri maglia prima di Elettra, ma è nella parte finale l'errore forse un pochino più evidente, non c'è la verticalità di entrambi i corpi. Si chiude un pochettino, esatto. Nell'entrata in acqua, eccola lì, va leggermente abbondante. E qui qualche suggerimento che arriva al volo, 40.20, 81.60 per gli obbligatori, è un po'... Sì, perdiamo già qualcosina. Qualche punto. E allora, prima di entrare nel vivo, noi abbiamo degli obblighi pubblicitari, li cerchiamo di scaricare, come si dice in gergo, con un attimo d'anticipo per poi non perdere nessun salto. Quindi diamo la linea alla regia e torneremo tra pochissimo qui in diretta dalla Diving Arena di Resovia. Eccoci tornati in diretta dalla Diving Arena di Resovia, stiamo vedendo il replay dell'ultimo tuffo obbligatorio della seconda rotazione da parte della Grecia. Per il momento posizioni confermate, vediamo con la Grecia con questo imprecisione a 39 punti. Grecia che chiude in settima posizione, se non vado errato, esatto, settima posizione. Italia che scivola in sesta posizione, Gran Bretagna che si prende da solo la quinta posizione, Francia in quarta posizione, quindi va a perdere una posizione rispetto alla prima rotazione, Rumeni sempre in ottava posizione e a chiudere l'Ucraina sul podio in terza piazza. I due tuffi obbligatori sono stati mandati in archivio e ora cominciamo a fare sul serio. Triplo e mezzo avanti cappiato per la Spagna e devo dire che è stato eseguito abbastanza bene, ottima la parte finale, l'entrata di entrambe, forse un po' le parabole non erano proprio simili, vedete qui nella rotazione una teta leggermente prima dell'altra e un po' di spazio tra i due corpi, però nell'insieme è sicuramente un buon libero, già erano avanti come punteggio negli obbligatori, dovrebbero mantenere la posizione. Aspettiamo l'ufficializzazione di questo 58 e 50. Diciamo, immaginavo un pochino di più, erano stati più larghi a inizio gara, i giudici evidentemente si sono abbassati un pochino. Triplo e mezzo ritornato raggruppato, 3.2 per le sorelle Vassen. Germania che ha preso leggermente margine, a una 5 punti scarsi di vantaggio.
Cosa dire, singolarmente, individualmente il tuffo non è stato bello, entrambe hanno faticato molto per portarlo verticale, però guardate, sono identiche, tutte e due molto lente, raggruppatura larga, veramente stessa tecnica, e diciamo non è stato molto bello a livello individuale, però il sincro c'era, non verrà pagato tantissimo, però il coefficiente era alto. Leggermente abbondante Cristina Maria in primo piano in quel replay, andiamo a vedere adesso con 60, infatti paga ma non tantissimo, 60-78. Ora le due Rumeno e Carco e Lai con doppio e mezzo ritornato carpiato, 2.8 di coefficiente di difficoltà, programma delle rumene che non raggiunge mai il 3.0, quindi inevitabilmente condannate alle retrovie. Sì, diciamo che le uniche tre coppie che hanno il coefficiente più alto sono la nostra, le italiane, le tedesche e le britanniche, che portano praticamente lo stesso identico programma per quanto riguarda i tuffi liberi, che è il programma ormai insomma consolidato per poter essere competitivi insomma, diciamo, a livello internazionale. A volte si porta il doppio e mezzo ritornato come in questo caso, come facevano Maia ed Elettra fino a qualche anno fa, adesso hanno inserito il triplo e mezzo ritornato. 13.4 per la cronaca, il punteggio totale del coefficiente di difficoltà italiana, 53.76 per la Romania. E adesso andiamo a seguire questo triplo e mezzo avanti carpiato 3.0 da parte della nostra coppia Maia Biginelli e Elettra Neroni. Per Elettra Neroni qui inquadrato è il debutto in questa competizione, Maia aveva già disputato la piattaforma 10 metri. Peccato nella parte finale non c'è stata l'entrata, perché avete visto qui, guardate, sono praticamente identiche, girano insieme veramente molto bene tutta la parte di spinta, di rotazione. Qui nella parte finale vediamo, è mancato forse un po' di spazio, peccato, vediamo i giudici come valuteranno il sincronismo soprattutto. Beh, sul sincronismo sicuramente mi sembra che la valutazione possa essere solo buona. Punti, no, ci penalizzano. Sì. Ci penalizzano più di quanto ci aspettavamo. Andiamo a vedere no, purtroppo all'interno non ci danno la suddivisione delle votazioni sui nostri sistemi. E questo a mio modo di vedere era simile al tuffo delle nostre ragazze, ma non era uguale per quanto riguarda il sincronismo iniziale. Le parabole non erano, vedete, girano un po' diversamente, gambe piegate, e l'entrata in acqua era sporca, se non di più rispetto alla nostra. Qui il sincronismo si vede che a metà è proprio... Però noi abbiamo fatto 50 punti, vediamo quanti ne faranno. Secondo me sono state pagate un po' troppo poco. Infatti, 53.10. 53.10 perdono rispetto all'Italia 0.90, quindi restano comunque davanti. Però era il 54 azzurro che forse era... se fosse stato giusto, questo 53.10 della Gran Bretagna è eccessivo. Ucraina con questo doppio e mezzo raggruppato carpiato 2.8. Loro hanno optato per questo doppio e mezzo ritornato carpiato, coefficiente leggermente più basso, eseguito comunque bene, che forse in questa gara, in questo determinato istante, potrebbe essere la chiave migliore per cercare di guadagnare qualche punteggio in più. Abbiamo visto tanti errori su tuffi più difficili e forse loro con questo riusciranno a sfiorare i 60 come parziale. Stavo guardando anche l'Ucraina non ha un programma particolarmente complicato, che ha solo due tuffi da tre, 62.16. K
che poi quando è meno complicato hanno 0,4 di differenza l'Ucraina, quindi è un 13 contro 13,4. Andiamo a seguire la Francia con questo doppio mezzo raggruppato carpiato, praticamente lo stesso tuffo che abbiamo appena visto. Mamma mia, come sono andati abbondanti! Sì, gilet totalmente abbondante. Vediamo qui proprio a destra l'atleta. Bisogna capire qual è la motivazione. Sì, però poi il sincro è fuori. Sì, no, il sincro ormai non è neanche più da guardarlo. 180 gradi di difesa, qui devono prendere veramente un disastro e sparire dalle prime posizioni. Sì, sì, no, beh, indubbiamente l'errore c'è stato sia nella fase iniziale, ma troppo evidente nella fase finale della gilet. Che infatti, 35-28. Direi che con questo doppio salto, tra l'obbligatorio e il primo del libero nella famiglia nella decina delle 30, si è fuori dalla lotta per il vertice. Per la Grecia un doppio e mezzo avanti carpiato. Sì, loro hanno optato per un tuffo molto molto semplice. Solitamente i tuffi in avanti dalla piattaforma vengono eseguiti con la rincorsa. Questo, essendo addirittura molto molto semplice, si parte da fermi, si limita quella che è la rotazione, si cerca di trovare la parabola più alta possibile, ma anche in questo caso non risulta così semplice. Infatti vediamo le atlete, una entra leggermente scarsa e l'altra addirittura molto abbondante. Vediamo il risultato, ma dovrebbe essere in ottava posizione. Ah no, settima posizione con questo 40-02. Allora, vediamo la classifica. Francia che precipita in ottava posizione, Italia che resta in quinta, guadagnando una posizione rispetto alla rotazione precedente. Germania sempre là davanti con 6 punti di vantaggio sulla Spagna, e Ucraina in terza posizione quando iniziamo la quarta e penultima rotazione, ripartendo dalla Spagna che è in ritardo di 6 punti e 78 dalla Germania, e prova a recuperare qualcosa con questo doppio e mezzo indietro carpiato, 2.9. E qui c'è un errore da parte dell'Antolino. Carval molto brava, molto attenta, e qui vedete proprio l'incitamento nei confronti delle atlete, perché bisogna mettercela tutta, stanno lì, e qui apre troppo presto, se ne accorge, tira il più possibile. Adesso vediamo quanto i giudici penalizzeranno, ed effettivamente l'errore è palese sia individualmente che per quanto riguarda il sincro. E per la Spagna arriva questo 46-98, mamma mia quanti punti lasciati con questo tuffo. Triplo e mezzo avanti cappiato per le sorelle Vassen, 3.0 come coefficiente di difficoltà, e adesso rischiano di scappare via se non sbagliano le tedesche. Ma loro fanno la loro gara, sanno di essere brave, di essere esperte, l'errore delle altre ci sta, ma loro vanno per conto loro, non sono state proprio sincronizzate durante la fase di rotazione. La partenza leggermente in ritardo, e vedi che anche se lo portano sempre dietro quell'attimo di... Però dovrebbe tranquillamente bastare per andare un pochino più serene fino all'ultimo tuffo. E infatti 63 punti allungano notevolmente, guadagnano qualcosa come 17 punti solo con questo tuffo qua le due tedesche. E adesso andiamo a seguire questo doppio e mezzo avanti con un avvitamento 2.9 cappiato per le due atlete della Romania. Peccato, perché della parte finale Elai, che stava sulla destra,
fatto un 90 gradi in più. La vedete qua, va a carpiare, qui avrebbe dovuto aprire le braccia, controllare il punto d'entrata, invece lo sguardo è rivolto verso i gradini, verso le pubblicità che sono esattamente in questo momento alla sinistra. Non si rende conto che la rotazione è troppa e il tuffo va totalmente abbondante. Soprattutto su questi tuffi bisogna cercare una parabola alta, anche se si è da 10 metri, la spinta deve essere sempre verticale e verso l'alto. Invece a volte capita di buttarsi giù e cercare solo la rotazione. 43,50 intanto, sono già a ponte, eccole qui inquadrate, le nostre Maya Biginelli e Eletta Nevoni. Triplo e mezzo raggruppato, ritornato, 3,2, uno dei due tuffi più impegnativi o dal maggior coefficiente per le azzurre. Eh no, non ci siamo, era il tuffo che avevano inserito quest'anno ed era quello a più alto coefficiente. La partenza c'è, la rotazione c'è, qui nella parte finale però poi si perdono entrambe finale, molto molto abbondanti e potevano recuperare tantissimo con questo tuffo peccato. Eccola qui, un po' di delusione da parte dello staff azzurro anche sul volto delle due ragazze, un po' di arrabbiatura e di delusione. 43,20, aia, avevamo l'occasione per recuperare qualche cosa. Tanto le sorelle Vassen, 22 punti di vantaggio, ormai sono lanciatissime verso la medaglia d'oro inevitabilmente. Vediamo la Gran Bretagna, triplo e mezzo raggruppato, ritornato, 3,2. Mamma mia, si è fatta male anche. Allora, la ragazza ha aperto... Anita Bond, attenzione. Ha aperto verso i 10 metri, ha perso completamente l'orientamento, però la vediamo che è salita. Mamma mia, che male. È un po' l'errore che abbiamo visto purtroppo anche in Giovanni nel quadruplo e mezzo avanti. A volte capita che l'atleta perde l'orientamento e apre verso avanti, guardate. Poi dopo si rende conto. Vista il rallentatore è ancora peggio, la spancia, aveva proprio piatta, 180 sì, gradi sull'acqua. Beh, però la vediamo qua, adesso deve recuperare un po' di fiato perché... Ti toglie il fiato una botta del genere. Anzi che è sorridente, sì, è ragazzi, fantastica perché ragazzi... Mamma mia, fare un applauso del genere, anche da qua, da parte anche nostra, perché ragazzi, mamma mia che spavento. E mentalmente l'atleta ha una grossa difficoltà a risalire, fare l'ultimo tuffo e sforzarsi di... tra virgolette far finta che non sia accaduto nulla. Nulla. Ma questo non è vero perché la botta si sente. Sì. A questo punto Gran Bretagna fuori dai giochi, sì, perché con lo zero non si può recuperare. Dispiace, queste sono le competizioni. Per tutte le avversarie, Italia compresa, la possibilità di guadagnare una posizione. Intanto l'Ucraina con questo... doppio e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo, 3,2. E qua prende... Mamma mia, qui piglia una vagonata di punti. Sì, si avvicina veramente... probabilmente alla Germania, era un doppio e mezzo di Roma, 20 dovrebbe, e mezzo. Dovrebbe passare anche la Spagna, assolutamente la Spagna, sì, perché con 60 punti si passano abbondantemente e infatti va in seconda posizione a 8 punti dalla Germania. Eccolo qua, 64,32. E allora saranno Germania e Ucraina praticamente a giocarsi la prima e la seconda posizione. E l'Italia però adesso dalla Spagna ha un ritardo importante perché sono 19 lunghezze. È veramente, lo avevamo detto in fase di apertura della nostra telecronaca che sarebbe stata, tanto anche qui la Francia continua a sbagliare, per l'Italia sarebbe stata complicata, impegnativa, sì, come possono essere certe però impegnativa, competizioni, esatto. Avrebbe dovuto su quel triplo e mezzo tornato fare quei 10-15 punti in più che poi
come abbiamo visto fino adesso in tutte le gare, poi all'ultimo giro ci e poi l'ultimo giro ci si gioca, perché poi le competizioni regalano anche delle grandi emozioni. L'abbiamo visto prima con lo spavento per l'atleta inglese Juliette John. Tutto può accadere, tutto può capitare. Attenzione anche alla Grecia, perché la Grecia non è poi così lontana potenzialmente dalla, dall'Italia, perché 58 punti e ci raggiunge. Grecia con questo doppio e mezzo raggruppato ritornato. Sì, il tuffo era semplice, quindi il coefficiente abbastanza basso. Sono state brave perché il sincronismo c'era, buona l'entrata. Ora, indipendentemente dal fatto se ce la faranno o no, rimane sempre un po' l'amaro del fatto che potevamo stare lì e giocarcela. E niente, dobbiamo aspettare l'ultimo giro per sapere come andrà a finire. Esatto. È difficile che una coppia faccia due errori. Certo. La Spagna l'aveva fatto precedentemente. Resta dietro 47 e 25 la Grecia. E allora Italia in quarta posizione. Germania sempre là davanti, Ucraina che sale in seconda posizione, Spagna scende in terza. Francia non lontanissima, ma sempre in quinta posizione, anche per loro un buon rientro dopo l'errore della terza rotazione. Grecia in settima posizione e chiude la Gran Bretagna inevitabilmente dopo quel disastro dello zero in ottava posizione. E adesso l'ultima decisiva rotazione con l'Italia che deve cercare di recuperare 21 punti sulla Spagna. Non è assolutamente difficile, semplice, difficile, perché il tuffo è buono, avevano 20 punti di vantaggio e se stanno intorno ai già 55, ma anche 50, e ci sono, qui ci stanno anche quasi 60, e loro sono sicuramente a medaglia. Non è stato perfetto nella parte finale, però il sincronismo c'era. Spagna che chiude con questo triplo e mezzo raggruppato ritornato, 3.2, mentre l'Italia anche lei un 3.2, però c'ha un doppio e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo cappiato. Vediamo come chiudono. 62, sì. 62 e è 40 medaglia, medaglia. Svaniscono le speranze azzurre. E adesso qui si va per l'oro con la Germania, con questo doppio e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo cappiato, 3.2 anche per l'oro. 42 per andare, anzi restare al comando. In totale sicurezza. Ce ne sono almeno 20 in più. Ma punti. Sì, abbiamo visto forse un po' nella prima fase dei tuffi obbligatori, non hanno dato subito il via alle loro capacità, poi piano piano hanno iniziato col primo libero, secondo libero, terzo libero e il vantaggio è diventato infinito. Assolutamente, è cresciuto tuffo dopo tuffo, una regolarità di prestazione notevole. E adesso vediamo quanti punti arrivano. Arrivano altro che una vagonata, 75 e 84 addirittura. Primissima posizione, irraggiungibili ormai. La Romania che era sesta dopo la quarta rotazione chiude con questo doppio e mezzo avanti cappiato, 2.3, perciò coefficiente veramente molto limitato.
E anche qui abbiamo visto lo stesso tuffo eseguito dalla coppia greca, e bisogna eseguirlo un pochino meglio, bene la spinta, carpiatura stretta, vediamo che però nella parte finale non c'è controllo, le atlete non riescono a tenere la posizione, il tuffo finisce molto molto abbondante e soprattutto, vedete, i piedi vanno addirittura a sbattere sul pelo dell'acqua. 42,09 per la Romania, che chiude con 211,35. La 2,97,72 per la Germania. 2,61,48 per la Spagna. Però adesso andiamo a vedere l'ultima prestazione, questo doppio e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo carpiato delle azzurre. Maya Biginelli e Leta Neroni, vedete come chiudono questa gara. Bah, sicuramente il più bel tuffo fatto, però da come scuote la testa l'allenatore sa che non basta, perché i punti erano troppi, erano 83 per poter raggiungere il terzo gradino del podio. Se avessero fatto questo come primo libero, magari il secondo e il terzo sarebbero stati un po' più cattive nel portarla a termine. Peccato. Taglia che chiude con 245,04. Per il momento terza posizione, ma solo per quest'attimo, ma perché gli avversari devono ancora scendere. 66,24. Eh sì, un buon parziale. E però quel triplo e mezzo avanti. No, scusami, il triplo e mezzo ritornato raggruppato è stato quello, il quarto tuffo, quello che le ha un po' tolte le ultime residue speranze. Adesso vediamo. Tanto è risalita. È risalita la britannica, per fortuna, però ormai è giusto per la tranquillità. Ottimo. E qui c'è l'applauso. Si è ripresa. Esatto. E dopo. Dopo guardate, eccola qua, guardate come ride. Dice: vabbè, prima ho fatto un disastro, adesso però vi faccio vedere che sono capace. E prima è stato proprio, come si dice, un errore di sbaglio. Sì, diciamo che è stata brava, per fortuna non si è fatta male, è risalita col sorriso ed è la cosa importante. Ovviamente poi dovrà tornare a casa, rivedere, ricreare il tuffo prima nella sua testa, poi in palestra e poi dover risalire su. E non è un'impresa così scontata. Ricordiamo che i 10 metri non è solo uno sport difficile, ma c'è anche tanta tensione. E c'è tanta impressione, tu hai promesso che un giorno mi ci porterai sopra tenendomi stretto per mano, io mi aggancerò alla ringhiera e cercherò di guardare giù e capire cosa si vede da 10 metri. Poi la mia faccia è 1,80, quindi io sono 1,83 e andiamo a 11 metri e quindi ancora peggio la cosa. Andiamo a seguire l'Ucraina, perché l'Ucraina... E l'Ucraina va tranquillamente. Attenzione che... Ma no, non penso possa ambire al primo posto, perché il coefficiente era più basso, quindi dovrebbe mettersi tra la Germania 0, e la Spagna. E era un buon tuffo, non è stato perfetto, ma non avrebbe, difficilmente avrebbe... Triplo e mezzo avanti carpiato. Esatto, potuto fare qualcosa di più. Che mancavano gli avvitamenti per renderlo un po' più alto come coefficiente, ma dovrebbe essere sufficiente. Infatti seconda posizione, 2,74,68 l'Ucraina. Si conferma in seconda posizione, così come era in al termine della quarta rotazione. Stavo vedendo se altre nazioni potevano, no, la Francia è troppo lontana per 70 punti per superarci. Dovremmo in questo punto chiudere in quarta posizione. Sì, anche perché poi non è stato eseguito in maniera corretta bene Gillet, non possiamo dire la stessa cosa di Isabelle Emily Halifax. Guardate,
la carpiatura alle caviglie e nel momento in cui cerca di entrare verticale rimane molto avanti con le spalle, il tuffo totalmente scarso. Non avevano grosse possibilità e non le hanno sfruttate neanche al massimo sull'ultimo tuffo. Ricordiamo, sono tuffi comunque complicati, hanno bisogno di allenamenti e non sempre sono così semplici da farsi. E infatti restano indietro 221 e 28, quinta posizione. Allora Maya Biginelli e Letta Nerone chiudono a questo punto ufficialmente in quarta posizione. Vittoria della Germania, seconda posizione per l'Ucraina, terza per la Spagna. Germania che ha dominato sempre al comando in tutte le rotazioni, aumentando sempre più il vantaggio. Spagna che ha seconda fino alla terza rotazione, poi è stata sorpassata da un'Ucraina che quarta dopo la prima rotazione, poi due volte terza e poi quando ha cominciato a contare due volte seconda ed è arrivata alla medaglia d'argento. Questo tuffo un po' particolare, abbastanza semplice o comunque di altri tempi, un po' di tempo fa portava di più come coefficiente, poi lo hanno abbassato proprio per la sua facilità. Purtroppo non è stato eseguito benissimo, vedete l'atleta addirittura prende all'altezza delle caviglie, non riesce a prendere le mani nella parte finale e non c'è tutto questo sincro per quanto riguarda la rotazione. Bene invece l'entrata allo stesso momento ma non corretta. E con questo tuffo si chiude la gara. E allora ricordiamo Germania davanti a Ucraina, Spagna in terza posizione con distacchi fra tutti importanti, che come potete vedere dalla grafica che tra poco ci darà supporto, una gara che si era già praticamente definita con la quinta, con la quarta rotazione. La quinta rotazione non ha che confermato quella qui, sorridente Elena Vassen, diciamo, ha confermato quelle che erano le posizioni. Vedete, decine di punti separano le varie posizioni: Germania, Ucraina, Spagna, Italia, Francia, Romania, Grecia e Gran Bretagna, che dopo quell'erroraccio chiude in ottava e ultima posizione. E allora noi su queste immagini concludiamo il nostro collegamento, vi diamo appuntamento verso le 18 con la piattaforma uomini, dove ci saranno due azzurri in finale. Massimiliano, che dire, sapevamo che era dura, sarebbe stato impegnativa, una minima speranza c'è sempre, perché poi al di là poi dello spavento che abbiamo preso con la Gran Bretagna, le imperfezioni o le imprecisioni ci possono essere, non gli erroracci così, perché è brutto vincere pensando che siano gli avversari a dover sbagliare. È mancata qualcosina all'Italia. Sì, loro hanno già fatto gli europei di Roma e quindi sono una coppia, diciamo, collaudata. Avevano concluso l'europeo dello scorso anno con 267 punti, magari a rifarli oggi. Ovviamente ogni gara è a sé e avevano sempre le sorelle Vassen davanti, quindi loro sicuramente valgono di più, lo hanno già dimostrato. Qui purtroppo bisogna anche sfruttare, non dico l'errore britannico perché ovviamente non è quello, però bisogna cercare di fare qualcosina in più, perché bisogna essere sempre competitivi, sempre stare lì e giocarsela fino all'ultimo. L'errore sul triplo e mezzo di tornato può capitare, dobbiamo cercare di limitarli, ecco. E allora vi lasciamo allora con queste immagini dalla Diving Arena di Resovio. L'appuntamento, ve l'ho ricordato, è tra un'ora circa con la finale piattaforma uomini. E allora da Massimiliano Mazzucchi e Lorenzo Leonarduzzi è davvero tutto, buon proseguimento con i programmi di Rai Sport.